Da Tibuel li schermirai senza dimenticare la propria terra. Il cammino fatto da Serena Magnanensi, che è partita dalla nostra emittente, oggi è volto di una delle storiche trasmissioni di punta della rete Ammiraglia, Uno Mattina. Nella versione estiva del programma, Serena girerà per l'Italia alla ricerca di luoghi e tradizioni, in un viaggio che ha voluto cominciare partendo proprio dalla sua Toscana e da Pistoia. Per tutta la settimana, infatti, dalle 10.30 alle 11.30, proporrai telespettatori Rai nella rubrica Sapore di Sole servizi di dedicati alle varie regioni. Il pensiero e le telecamere del programma sono andate subito alle realtà che più caratterizzano il territorio, dall'imprenditoria alle tradizioni. E così Serena, nel corso della settimana, proporrà servizi dedicati ai vivai vannucci, alle rose Barni e alle creazioni d'arte topiaria, passando per le cialde di Montecatini o il pane di Casole del Monte. Perfetto. Allora, vediamo il nostro risultato. Eccolo qua. Finito, questo è il nostro pane. Sì. Bellissimo. Sono stata brava o no? Benissimo, bravissimo. Allora mi assumi? Sicuro? Assunta. Stasera comincio domani. A domani? Che ora? Stasera? Direttamente? Vuoi venire stasera direttamente? Perché stasera? Perché stasera cominciamo alle ore 7. Ah, perché si lavora la notte? La notte. Comincio un'altra volta, eh? Grazie, intanto mangiamoci il pane. Come nasce l'idea di questa rubrica dedicata alle varie zone dell'Italia? Beh, non nasce naturalmente da me, io sono proprio l'ultima pedina di questo progetto. Nasce dal fatto che d'estate non tutti hanno la possibilità di andare in vacanza, di andare a visitare l'Italia, allora Uno Mattina Estate porta l'Italia in casa degli italiani, diciamo presentando un viaggio nelle varie regioni, e la prima regione è appunto la Toscana. Un viaggio in Italia nel quale non ti sei dimenticato della tua Pistoia. Che scelta hai fatto? Perché hai deciso di partire anche da qui? Beh, allora, la scelta della Toscana era un po' una scelta obbligata, nel senso che la Toscana è oggettivamente una delle più belle regioni d'Italia, quindi gli autori hanno deciso di partire da una regione forte che poteva essere la Sicilia o la Toscana. Naturalmente io ho fatto il tifo per la Toscana, essendo l'unica inviata di questo programma, ho detto la mia, e partendo dalla Toscana, insomma, ho voluto in qualche modo privilegiare quelle che sono le mie zone, un po' per campanilismo, un po' perché oggettivamente abbiamo del bello da far vedere, da far promuovere. Quindi ho pensato subito ai vivai, perché Pistoia è il cuore verde della Toscana, e quindi vannucci, romiti, le rose Barni, fantastiche, conosciute in tutto il mondo. E poi ho pensato anche a qualcosa di culinario, ho fatto la ricotta, ho fatto il pane a Casole del Monte, insomma ho scoperto tanti angoli pistoiesi e non, insomma, diciamo, della provincia. In questo viaggio, nella puntata dedicata anche a Pistoia, hai voluto accanto a te Checco Bugiani. Fai la papa col pomodoro. No, siamo capiti. No, tu fai la papa. No, io non la so fare. È stato un momento di follia o semplicemente una, diciamo così, una spinta del cuore a avere un po' di TVL dentro questa trasmissione? È sicuramente una spinta del cuore, perché essendo nata a TVL io non mi dimentico mai delle mie origini, e quindi in qualche modo ho voluto nel mio piccolo rendere grazie a chi mi ha dato tanto, e mi sembrava che Checco potesse essere una buona via, nel senso che lui qua a TVL parla di cucina con il suo Sapore di Sala. La nostra trasmissione si chiama Sapore di Sole, che sembra quasi insomma, una cosa fatta apposta. Parlavano di pappa al pomodoro, beh, Checco ci sta, diciamo, come il cacio sui maccheroni. Vuoi tagliare te? Taglierò io. Lo fa a fettine così, bravo, a fettine così. Attenta a diti, eh. Sì. Le dita sarebbe in italiano, per la verità. Quindi è stato un po' un desiderio che avevo, e un modo anche per ringraziare il posto dal quale vengo. E poi c'è un detto toscano: mangia la pappa e ti fa diventare bello. Siamo sicuri? O bella, sì. Vada, va, vada, hanno mangiato. Beh, tanto. Grazie, buon appetito, grazie. Ciao, grazie. Mangiamo.